Ciao ragazzi, sono Falcone e Loli, sono qua insieme a Elisa. Ciao. Per un nuovo scopriamo, per scoprire insieme a voi Road to Guangdong. Allora, vi ricordate Jalopy? Questa è la versione orientale di Jalopy, o meglio, è il sequel spirituale di Jalopy, dagli stessi sviluppatori, in cui appunto avremo a che fare con l'Oriente. Si dice spirituale, ignorante. Quindi andiamo al dunque, abbiamo una macchina e questa volta, se non ho capito male, si gira con la nonna. E quello. Oh, leggo io. Le uova. No. Lasciate bene, cose nostre. Sì. Non fateci caso. Guma! Mi dispiace essere arrivata tardi. Ma che pensi che Guma non abbia niente da fare di meglio che aspettarti? Penso che Guma sia il suo nome. Carina. Si dà del voi. Sei pronta? Ma lui ha un cappello. È un lalei. Guido io? Una lei. È una lei. Quella a destra. Sì. Sei sicuro? Beh, a giudicare dal look, sì. Mi fai aspettare poi che guidi io? Sono solamente gentile. Fammi dare la nonna. Non guida la nonna, è una nonna. Scusa, guido io. Io sto davanti, eh? Sì. Sì, credo che Guma meriti di... Ma perché parla di sé in terza persona? Di riposarsi. Mi dispiace, sei arrivato tardi, c'è stato un ritardo con i treni. Arrivata, ha detto. Arrivata. Non io per ora l'ultima vocale non la uso, perché non... Arrivat! Così non se nota, non mi posso... Ah, hai detto! Allora, vabbè, ai miei tempi non facevamo aspettare i vecchi. Mi dispiace, Guma, non accadrà più. Meglio così. Guma è arrabbiata. Guma, vabbè. Il tempo è bello. Vabbè, se può andare? Perché sei così arrabbiata? Ma poi non sembra. Mi sono già scusata. Sorride. Scusata. Quante volte devo scusarmi? Aia, non importa. Voglio aiutare. Non voglio che siamo litigati durante il viaggio. Dimmi come posso aiutare. Non voglio parlarne. Ma devi smettere di essere arrabbiata. Oh, potevo partire? Possiamo partire? È peggio di Beautiful. Guma è solamente stanca. Bene. Mi serve l'aiuto di Guma. Non so cosa sto facendo al ristorante, Guma. Mi serve il tuo aiuto. Sì che ti serve. Guma gestisce il ristorante da quando Guma l'ha... Gungung l'ha aperto. Chi è Mo Gungung? È per questo che mi servi. Tu sei l'unico che sa tutto, Guma. Almeno sai questo. Vieni, Guma, senza babà e mamà intorno. Stai incastrata con me. Ma sto tutti babà. Vabbè. Voglio solamente imparare da te. E lavorerò duro, lo prometto. I try. È meglio che tu lo faccia. Bene. Adesso, non perdiamo altro tempo. Andiamo. Andiamo? Sì, andiamo. Andiamo, andiamo. Attacchi tu, no? Andiamo a visitare mamà? Dai. Andiamo da mamà per prima cosa? Non l'ho vista dal suo funerale. Parlarne in macchina? No. Ma lei e Msuk vivono così vicini. Chi è Msuk? Sumsuk. Ho pianificato con Sumsuk. È a Foshan. Ti ricordi la sua scuola di Kung Fu? Io Kung Fu. Con Sumsuk. Con Sumsuk e Kung Fu. E babà che ci guardava con mamma. Scusa. Passavo l'estate a allenarmi con lui. Vediamo se ti ricordi la strada. Se mi fai partire. Giro di un po' se si gira. No, c'è il busto quando entra in macchina. Può far solo così. No. Vabbè, allora. Bene. Start, vai. No, cosa ho fatto? Allora, qua si controlla la macchina. Niva, modifiche. No, volevo dire una cosa, non so se si può dire. Meglio che non. Infatti, lascia perdere. Il nome del programma. No, meglio no. Vabbè, senti, la macchina l'abbiamo vista. Io direi che è il momento. Start.
Start? Parti, parti. Io voglio vedere la vecchia. Che smanetti sotto. La mano si appropica, si appropica sulla tastiera per premere qualcosa. Io faccio il coso, il... quello per accelerare. Ma per frenare? Non si frena. Mamma ci ha tagliato i freni. O era Samsung, un suc. Il giallo, potrebbe essere un bel giallo. Chi ha tagliato i freni? Stiamo a 100 all'ora. Ma come si frena veramente? Non lo so. Posso, posso un po'. No, ho frenato. Con la D. No! Oh. Ma non c'è una mappa, un arrivo? No, 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 c'è la strada dritta. Vedi le case? Come, prego? Vabbè, oh, il mondo è così, che tocca fa? Ecco perché era arrabbiata. Guandong, sei arrivata al garage? Io non vedo garage. C'è qualcosa. Vabbè. Spero che Sandy, oh, stia bene. Sta invecchiando, ovviamente un nome. Ma chi è? Ho detto oh! Esclamazione. Guma è vecchia, ma non mi vedi lamentarmi. Ricordati di mettere benzina e di controllare l'olio prima che andiamo via. Vabbè. Che carino questo meccanico. Non buttare i soldi. Ciao, benvenuti al garage Giao Yu. Che posso fare per te? Olio, nessun problema, vieni. Vabbè. Meglio che non. Che fa vecchia? Vabbè, fai quello che devi fa. Quanto c'ho? $300. Vabbè, dai, prendiamone uno da riempi l'olio. Da 10. Yes. Riempi la benza, yes. Questi ce l'abbiamo. Arrivederci. Parti. Allora, qui è dove scambia la roba. Compriamo. Allora. Compra tutto. Che compra tutto? Ma sai quanto costa? Compra tutto. A parte che non so. Filtro dell'olio. Ah, questo costa. Sì, ma io vorrei sapere. Ma che è sta roba? Questo è. Cerchione. No. È tipo il cambio. Filtro dell'olio. Well, che è gomma? Chi? Well. Mamma mia. Vabbè, ma loro lo sanno che non ho capito, santo cielo. Ma ogni volta non devi sottolinearlo. Will. Oh, well. Wow. Ah, well. Wow. Ah, well, è un'altra cosa. Vabbè, gearbox. Will. Come si dice? Smith. Wall. Will Smith. Wow. Va bene il gearbox, eh? Che cosa ho fatto? Vieni. Va sempre lì, andiamo. Lei mi ricorda la ragazza di coso? Vabbè, arrivederci. Di... Perché ti piace parlare in macchina? Vabbè, possiamo andare? Sì, stiamo andando, sì, andiamo. Il videogioco quello lì con le due ragazze amiche. Life is Strange. Il videogioco quello lì con le ragazze amiche. Beh, ci può stare. Adesso è tornato tutto giù, eh. Meno male. Te la ricorda un pochino? Perché mi urli nell'orecchio? Io sono qua, non sono come loro. Come si chiama la ragazza protagonista? Chloe. Perché mi urli nell'orecchio? Te la ricorda un po', Chloe? Perché mi urli nell'orecchio? Perché continui a urlarmi? Più ti dico di non urlarmi nell'orecchio, più mi urli nell'orecchio. Te la ricordi, Chloe? Ma che c'è scritto sui cartelli? Quali cartelli? Che cosa sta succedendo alla macchina? Gli siamo in rosso, non hai messo benzina. Ma l'ho messa. Forse dobbiamo metterla noi manualmente. Ma chi ha senta la vecchia? Manualmente. Ma chi la senti la vecchia? Ha spenta la macchina. Sono andata in folle. Mo chi lo sente, babà? Qualcuno di voi è mai rimasto per strada sull'autostrada? Per strada sull'autostrada? Senza benzina. Noi no, tu sì. Ma perché male devi dire?
Non mi è mai successo perché me ne... sto chiedendo. Ho capito, ma non le fa queste domande, non se fanno. Allora, quanto ci metto a fermarsi? Scendi. Dove scendo? Non posso scendere. Come no? Game over? Probabile. ma allora, ma, controlla. Ma babà? Allora, controlla. Ah, metti l'olio. Metti la benzina. Ok, non sapete qua la benzina. Metti la benzina. Livello dell'olio. Petrol. Ma non è questo che devi prendere. Non è neanche questo. Stavo a fa niente, stavo a fa. Ah. È lì. No, c'è dal... Come fa a esserci? E che cosa è successo? Non lo so, mi sa che si è rotto qualcosa. Non c'abbiamo questo. L'ho comprato. Ah, il filtro dell'olio si è rotto. Lo cambio. È cambiato? Sì. Dovremmo esserci. Non è manco una live, quindi. No. Ma qual è il problema? Che si è rotto? Ma cosa dice? Ah, qua c'era un altro pezzo sotto. Leva. Non riesco. Oh. Giù, qua. Giù. Ecco. No, è la cinghia è stabile. Ah, ecco. Ciao, miseria. Ecco, si era perso l'olio. Bene. Si può partire? Oh, vedi che si è rimessa subito la situazione in ordine. Si riparte. Sarà rotta la pompa dell'olio? Ah. E l'olio era tutto caduto giù. Era tutto babbato. Mi spiace che abbiano tolto comunque la libertà di scendere dalla macchina. Era meraviglioso andare Infatti. In giro per ore a non fare niente nel nulla cosmico col passaporto in mano. Non si può interagire per niente con la macchina. Non posso. Stai andando contro qualcosa. No! Non posso manco suonare il clacson, non posso fare niente. Daggi i cristalli. Sì. Ma porca per guardare. Niente, è diventato. Oh, niente! Fuma? Gira, santo cielo! A pedali la macchina! È più veloce quella di Flintstone che devi mandarla avanti coi piedi! Mo capirai, mamma! No, Guangong! Guma! Ah, è finita la benza! Perché ho tutte quelle sgommate? Sgommaz! Ma poi ma con che velocità? Cioè, succhia peggio della mia vecchia macchina questa! Che era benzina! Che era benzina, santo cielo! Ok, vai addosso al coso, vai addosso! Capito, sto a girare! Ma quanto dista? Non fa Roma-Napoli nella realtà! Allora, vediamo. Per me la benzina. Per me la cipolla. Per me la cipolla. Uno dei momenti più belli della televisione italiana degli ultimi 50 anni. Ah, anche le ruote, giusto. Las Rotas. Allora, conferma. Abbiamo pochissima, dall'altro. Capito. Chiudi tutto, ripartiamo. Al prossimo pit stop. Forza! Ce la possiamo fare! Chissà se arriveremo mai a Guangdong.
Non lo so. Vedo delle luci. O so gli alieni. Magari. Ma poi non parlano più. E poi che strada è che arriva diretta? Infatti era carino un po' di dialogo. L'atmosfera è carina. Molto. Però non ci sono manca altre macchine. Infatti. Abbiamo scelto l'orario buono. Magari fosse così pure a Roma. Sì, a Roma è giusto con la guerra dei mondi. Giusto il 13 agosto. In città. Ma quindi? Stavi pensando di finire la benzina l'altra volta? Bene, neanche ce l'abbiamo. Che se fa? Si spigne. Ci mettiamo mamma a fa. Dai. Vabbè, io direi che insomma per adesso si è visto abbastanza e possiamo lasciare il allora, il sondaggio in alto a destra. Sì. Se volete vederci sclerare nuovamente in autostrada, fatecelo sapere nei commenti e nel sondaggio. E il link in descrizione affinché potete giocare anche voi qualora lo vogliate. Mi raccomando però la benzina. E che dire? Io parcheggio qua. Vi salutiamo e alla prossima. Se usciamo da qua.